Io ero venuto in analogia a quanto ho sentito poc'anzi ad ascoltare e soprattutto ad imparare perché ci sono stati molti input. Non voglio quindi essere o ripetere cose che sono già state dette, né tutto sommato presentare il lavoro che è stato fatto dalla FAO sulla strategia del cambiamento climatico, però lanciare un messaggio molto chiaro. Qui abbiamo bisogno di rivendicare la specificità in agricoltura, cosa che peraltro fino adesso ho sentito da molte parti, però no, non c'è un progetto, un programma specifico da qui al 2030 in agricoltura. Questa è forse l'opportunità per poter tirare giù le somme di una 2 giorni di questo genere e fare una proposta a chi può effettivamente ascoltarci, al Ministero dell'Agricoltura soprattutto. Il Ministero dell'Ambiente ha fatto degli ottimi lavori, sicuramente sono stati anche individuati da parte dei colleghi di diversa, sia della ricerca e sia soprattutto sono stati menzionati da parte delle associazioni di categoria. Io però volevo, ho sentito a dir la verità troppe domande, forse sono state date poche risposte. Questo è il messaggio, un altro messaggio che mi sentirei di proporre. E tra le risposte, forse quella di una banca dati, magari elaborata e soprattutto certificata, dal 2020 al 2030, potrebbe aiutarci, soprattutto per quanto diceva poc'anzi Gabriele Dono sulla, come dire, capacità di prevedere in maniera probabilistica quello che succederà negli anni venturi. Voglio poi dare un ultimo input, soprattutto su quelli che sono. Ho sentito parlare di adattamento e per la prima volta fortunatamente si parla di processo. Io direi che la mitigazione potrebbe essere il prodotto, o meglio, cercare di utilizzare quegli strumenti di mitigazione per arrivare a individuare strategie e attività direttamente in campo a diverso livello, l'abbiamo sentito a livello aziendale, a livello territoriale e probabilmente a livello sovraregionale. Mi ero preparato anche tutta una serie di interventi riguardo a quello che fa la FAO e vorrei dire che non è che è la FAO che deve arrivare qui diciamo a livello nazionale, ma è più che altro il livello nazionale che deve proporre a livello internazionale le linee direttrici. E visto che io ho un osservatorio abbastanza particolare e privilegiato, devo dire che di solito si parla dei paesi emergenti, si parla dei paesi con economia in transizione. E la possibilità che i paesi sviluppati possano effettivamente contribuire a migliorare la loro situazione. Beh, vi dico che l'Italia ha un'expertise incredibile. È stata 2 anni fa approvata e adottato un protocollo d'intesa tra CREA, Enea e CNR con la FAO e da quel protocollo d'intesa effettivamente noi abbiamo la possibilità di utilizzare ricercatori ed operatori, effettivamente comprese anche le confederazioni, per poter dare un sostegno nei paesi in via di sviluppo. Quindi vi chiedo che nell'ambito di questo osservatorio sul cambiamento climatico, come vogliate chiamarlo, che definirà le linee per un piano strategico nazionale, di tenere in considerazione anche la possibilità di un sostegno nei paesi in via di sviluppo. Grazie.